Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Via, vediamo il video degli Hakamet in Giappone, ormai mi avete incuriosito. È già più smart. Sono Tante le volte l'ho ore? visto sto Lo coso. dico subito. Sì. 11 11, partite. 11 spaccate e siamo arrivati al check-in. Ah, tra l'altro, Serena, la mia assistente, assiste anche loro. Ecco, questo condividiamo io e gli Hakamet. Serenona. E c'è già qualche nostro compagno di viaggio. Allora, abbiamo al primo, il moderatore. Oddio, Ale Chef! Più bello d'Italia, Beppuzzo. Ma non devi Beppuzzo! scappare! Ma Gigante! tu No, mi stai sto spingendo! Non ti sto spingendo, Sì, mi mi sta... No, ma scappi! mi stai non ti preoccupare se ti viene contro. Abbiamo lo svizzero. Lui è quello con più soldi. Io non tornerò a casa per colpa sua, No, sappiate. vabbè, queste dichiarazioni mi fanno un po'. Forti, forti. Abbiamo due dottori, Sì, loro sono i lui. medici. Ma chi è sta gente? Ciao! Lui. Medici sembra una serie in Toscana, i medici. Parterre Sì, d'eccezione. parterre d'eccezione. Ah, ma hanno organizzato proprio un tour! Ari, Rosi, Ciao. No, scherzo, faccio anch'io. Mati, Devo stare attento alle battute, no, a parte gli scherzi, non li conosco. Anna, Scusa Nico che sdoppia, e Ali. Però mancano ancora due persone e il più atteso, la guida che si chiama Guido. Non li conosco. Ma è vero? Sì, è vero. È arrivato. Lui è l'uomo che ci dovrà riportare anche indietro. Bello Guido! Bello! Mi fermo qua, non lo conosco. Forse. Partiamo benissimo. Guido la guida. Guido la guida. Poi abbiamo Jerry. Jerry Calà. Jerry Calà. Grazie Jerry, Grande. grazie di tutto. Ma danno i soprannomi anche loro? Chiara. Ciao Chiara. Ciao. Benvenuta. Su Chiara hanno skippato un po', poverina, però va bene. Hanno rushato sul finale, un po' come God of War Ragnarok. Hai comprato delle cuffie nuove? Sì. Stai ascoltando la musica? Sono cuffie in memory foam. Ah, mia, quanto stiamo invecchiando, eh? Cioè, loro, io no. Scherzo, non li conosco, a parte gli scherzi, no, stanno bene. Siamo per partire. Siamo L'aereo è sull'aereo. veramente Wow. incredibile. Telecamerina che riprende l'aereo da fuori. Cioè, questa telecamera è in punta al pezzo più alto Sì, ci sono dell'aereo. tre telecamere. Ciao. Luca tra un po' dorme. Non ce la fa più, un uomo distrutto. Ma chi è che mi sta parlando nelle orecchie? Boh, non lo so. Oddio! Ma è Alberto Pagnotta! L'imitatore di Homer! Homer Simpson! No, non è lui, forse. Ci hanno portato del cibo. Ma è la Turkish? No, Com'è? è. Cos'è? Dai, non Emirates? Che male. Buon appetito, Lu. è? Chicken and pasta, Questa sarà la cosa più buona di tutto il pranzo. Ma non è vero, non si mangia male sull'aereo. Questa leggenda deve finire. Vabbè, andiamo però al succo. Stiamo per atterrare. Ma è biscottubo comunque lui degli Hakamet, eh. Cioè, è palesemente biscottubo. Basta. Sì, siamo arrivati, però c'è Dubai. Ah no, comunque è Emirates, poi c'è da pigliare l'altro volo, per l'ovvio. Siamo arrivati a Dubai dopo 6 ore di aereo. Sono portato abbastanza bene, Più o meno, più o meno. dai. Più o meno. Ma non dormono loro, io dormo sempre. E Dormire, adesso dormire. 4 ore di Un attesa pochino. e poi altre 10 ore. No, non è ecco che esci, perché comunque andare all'aeroporto significa uscire di casa, prendere il taxi, cioè comunque compiere delle azioni. E poi comunque è un vlog, è un video, genera profitto, quindi tecnicamente è un lavoro. E non credo. No, a parte scherzi, non la conosco, Kokeshi. Kokeshi è una battuta simpatica, non penso assolutamente a queste cose di lei, ma nella maniera più assoluta sono semplici battute che nascono e muoiono come battute. Non c'è altro, veramente non la conosco. Pazzesco. Ore di aereo, Ma direzione sono proprio Tokyo, 10, 10 regina, sono comunque 9:45. è meno alla Io non ce fine. la posso fare. No, io mi devo mettere gli occhiali. Sfranti, tutti Io sfranti. mi devo Quanto sei mettere gli occhiali. sfranto? No, un botto. Siamo in Vabbè, terra. dai. Sono Dai. abbondantemente sotto la trapani.
Siamo in treno, abbiamo preso il nostro primo treno. Qua in treno si sta. Sì, siamo pre- Vabbè, amore, te la reputi carina perché c'ha peli celesti, punto. Cioè, a te basta ci sia una fia beba o a peli colorati, sei un tenta. Cioè, via, dai, diciamo la verità. No, a parte gli scherzi, la conosco lei, ma non c'entra nulla, è una cosa più che altro della mia moglie. Ho scoperto una cosa, che se tu vuoi parlare con i tuoi amici... Ma vaffanculo, io vado a farmi notare da Vasco Brondi. A 96 anni... No, non lo conosco Vasco Brondi, è un grande per me comunque. Sì, se ti sta sulle palle Luca e vuoi parlare con Anna e Rosy. Ah sì, Narita Express con i seggiolini reclinabili. Non ci passano le ginocchia. Problemi di essere un sacco come Beppe. In realtà credo che questo sia il sistema in automatico che quando ritorna dall'altra parte si chiude. Oddio, ecco, ce n'è sempre uno così in viaggio. In realtà, suppongo, nonostante i mezzi giapponesi siano molto lontani e molto, molto, molto più professionali di quelli italiani, che questi sedili reclinabili si asciugano le fighe. Scherzo, io non so chi sia questo ragazzo, quindi è una battuta così fuori contesto riferita a un personaggio X che c'è sempre nei viaggi in Giappone. Benvenuti al Combini, perché ormai è tutto chiuso. Ad Akasaka sono andati a dormire. Ok, ci sta. Matt sta per provare, che cos'è? Vabbè, un morso, dai. Sembra comunque un video musicale di Harlem, non so come spiegarvelo, però sembra... Sì, sembra un video musicale girato a Harlem, però è in realtà un vlog in Giappone. Cos'è? Ma che cos'è? Schifato, biscottuto. Ale, che cos'è quello che sta mangiando me? È un tonkatsu sando. Com'è? È una cotoletta di maiale. Brava. Tonkatsu. Brava. Chi è questa qui che l'ha detto? Niente, ma non sta ascoltando lui comunque. Non lo mostra. Fammi assaggiare. C'è una salsa strana. No, non è la salsa. Ah, buono. Quello che mi ha scaldato, ma c'è una salsa barbecue. Attiva. A me non attiva. Piace. Ti sbiascica. È piccante. È salsa tonkatsu. Sì, sì, ha ragione lei. Chi è? Quadrate, quella che ne sa. Siccome è tutto chiuso, come vi ho detto prima, siamo venuti al Combini che abbiamo vicino all'hotel. Sono confuso. Sì. Questo è formaggio, no? Penso di sì. Sì. Maionese. Maionese. Silenzio. Così. Ma che dialogo è? Vabbè, due NPC, Dio mio. Cos'è che mi ricorda questa cosa? Boh, mi ha ricordato troppo, ragazzi, Beetlejuice nel meme. Me? Nothing. Just hanging around. Cioè, è la stessa cosa. What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. È uguale. È uguale. Questo è formaggio, no? Penso di sì. Ma anche la posizione, sì. Wow. Maionese. What are you doing? What are you doing? Me? Vabbè. Siamo degli imbecilli, raga, c'è qua il pirullo. È un barattolo di maionese. È un barattolo di maionese. Non è un formaggio. Raga, c'è un'umidità pazzesca, ma proprio si suda. 500%. Si suda, noi pensavamo a Bobby. È vero, è così sempre. Poi sarà sempre peggio. Agosto, penso che moriranno tutti i vecchi giapponesi che esistono. Mamma mia, non c'è ossigeno. Cosa che abbiamo scoperto oggi? Comunque sembrano due anziani che vanno a giro per il Giappone. Cioè. Aprono relativamente tardi rispetto all'Italia. Cioè, vabbè, oggi è domenica, quindi è un po' spettrale, non c'è nessuno. Sono le 7:30 del mattino. Però tutti i negozi aprono alle 11, alle 10, vedete, questa è una pasticceria, apre alle 11 addirittura. E quindi, boh, se la prendono comoda. Buongiorno, primo giorno ufficiale a Tokyo, abbiamo una guida d'eccellenza, perché Alessandra, che è una nostra fan. Chi è questa pescatrice? È vero, fan di vecchia data, vive a Tokyo. Ecco, questo è un fan degli Akameta attualmente, cioè le signore, le mamme di 45 anni. E quindi ci porterà in giro ed è molto bello avere una guida sul posto, perché sennò mammona. Dove siamo adesso? Ecco, Kasumi-sen, queste sono le mommy, non te che c'hai 20 anni, che cazzo c'entri con le mamme te? Questa è una mamma, guarda, con la rete, a modo, i collanoni, la Suka-chan con la tigre dietro per sentirsi anche un po' pantera, un po' no? Un po' carnivora, non te che c'hai 20 anni, Dio mio, ti vesti come i PG degli anime di 15 anni, ma che vuol dire?
No, scherzo, non la conosco Kasumi Sen, ce l'ho conosciuta, ma non la conosco così tanto per farci queste tipologie di battute e ritiro quello che ho detto, massimo rispetto per i miei colleghi. Siamo al Palazzo delle Informazioni Turistiche di Asakusa. Siamo venuti a chiedere informazioni in alto. Come sapete Luca io in particolare sono. Ha un po' paura dell'altezza, però è il momento giusto per affrontarla, quindi prego, vieni. C'è il vento che ti arriva... Loro percepiscono questo, l'umidità, il vento, c'è tanta gente, c'è poca gente, i negozi quando aprono, c'è proprio, stanno lì nel chilling, proprio, siamo qui. Ah, questo è facile da superare perché c'è un vetro e c'è una... Pensano al suicidio, vedi, queste cose un po' da anziani. Prata, che cacchio è? Scherzo, questa è grave, questa l'ho detta grossa, scherzo, gli Akamet, lunga vita gli Akamet, però sembrava un discorso del genere. Serena, nel caso media te, digli come sono fatto, eccetera. C'è un fiume lì, che è il... ci ha detto il Tamigi. Pennellone, che vedete lì è lo Sky Tree, dove gli altri dopo saliranno mentre io metto invece. Guarda, sì, è decisamente troppo alto e per me. E invece quella coda dorata è il palazzo tipo della birra. Ci è stato detto, dovrebbe rappresentare la birra e il dorato con la schiuma sopra. Sì, bravo. In teoria questa era l'idea. Abbiamo detto un'informazione. Mi manca, non so cosa sia. E c'è un Burger King. E c'è un Burger King, così. Kimi luogo. Guarda il dragone! Loro hanno le spade, hanno le katane loro. No, secondo me... No, educazione tecnica hanno... Educazione tecnica, sì. Panino cotoletta, salatozza, pomodori, insalata. Ciao. Qua siamo nel... C'è questa immensa più buono e di negozietti che porta al tempio Sense... Sensoji. Questa ragazzi, attenzione, questa è la via dove... Oddio. È lui, uno dello Yakuza. Palese. L'odore è proprio quello che mi immaginavo. Cioè, un perenne fritto misto a... È vero, ha ragione mio padre. Soia. Allora, ragazzi, ho trovato un bagno, è quello che ho capito qui in Giappone. Ma perché i film mentre pisci? Adesso è che appena ne trovi uno, devi farla. Tutti fermi qui per comprare cosa? Ah, pure l'incontinenza. Il moccio. Yodango. Yodango sarebbero le tre palline di riso. E sopra c'è il koshian, che sarebbe l'anko. Ok. L'anko sarebbe la pasta di fagioli rossi. Cosa ho preso? Odango. Patate dolci e koshian. Oddio, come tiro. A me non piace questa roba, allora vediamo lui. Buono? No, lo so, anche a me fa veramente vomitare. Buona, Luca. Non è buono. Se non ti piace è pastoso, è mocio. È mocio. È riso palottato. Sì, ma prima cosa bocciata. Sarei curioso del rapporto che i giapponesi hanno con i dentisti. Beh, bene o male come da noi, però ci vanno molto meno rispetto a noi. Andiamo. Pensi che siano lanterne per, non so, esatto, ricordare qualche caduto? Cultura, bella la cultura giapponese. No, sponsor, pubblicità. Sono sponsor. Sì, succede spesso. Ci sono gli sponsor dappertutto. Cosa che sanno veramente in pochi, amore mio, è che in Giappone non ci sono i cestini per strada. Ma è che sono carinissimi loro due, veramente. Come sai, mai? Perché praticamente c'è stato un attentato nel, non mi ricordo, 2000-2001. Mm. E hanno deciso, anzi no, forse prima, e hanno deciso di togliere tutti i cestini perché li avevano usati per piazzare le bombe. Allora li hanno tolti in tutto... Sembra un po' eccessivo posti, comunque. Praticamente l'immondizia fa... Mi frega un cazzo, lei poi... Vabbè, lasciamo stare, siamo zitti. Non ce la fa, è più forte di me. Io prendo crocchette di pollo, panino cotoletta, barbecue croccante, salsine, insalatozza, pomodoro, patate. Ho fatto l'ordine, ragazzi, un attimino.
Te la porti a casa. Benissimo. Infatti, hanno tutti delle tasche lunghissime. Però, però in giro è veramente tutto pulito, non c'è una carta per terra, non c'è un mozzicone di sigarette, niente, niente. Tra l'altro, chi fuma deve andare in aree specifiche per fumare. Sì. Quindi è veramente tutto pulito e lindo. Momento mistico, momento religioso, disco tubo che si mette, eccolo là. Allora, prima di tutto ci si purifica dell'incensiere. Oh, ok. Quindi bisogna... prendi l'incenso e te lo porti sulla testa, sulle mani. Ok. Bravo. Due. Ti sei già... Ok, poi? Poi lì. Le mani e la bocca. Ci si lava le mani e la bocca? Vai. Due. Poi mettitelo un po' in mano, bocca, sputa. E questo è? Mi purifica dalle cattive intenzioni, è cattivissimo. Ho fatto delle cose orrende. Con le mani. Adesso sono... Se, ti senti? Mi sento meglio, sì, più leggero. Abbiamo preso delle polpettine di polpo. Di polpo. Dai, tra gli occhi. Ah, vabbè, proviamo. Ah, proprio così, tutta intera. Che devi fare? Ma che cazzo c'è dentro? È un pezzo di polpo. Parla di... Hai presente la pasta per la pizza? Sì. Non cotta, cruda. Penso di essermi ustionato tutti gli organi del sì, corpo. Sì, devi aspettare un penso po'. Se fosse dura. Una polpetta dura, invece... Anch'io, anch'io la prima volta me l'aspettavo tipo gnocco. Gnocchi all'olio. Comunque, e invece no, è vuota e dentro c'è un pezzo di polpo. Pizza non cotto e dentro c'è il polpo che è tipo scottato. Ma questo è il famoso melon pan. Melon pan. Ah, tra l'altro sono andati a mangiarlo serio, eh. Az, in questo posto lo fanno devastante, bravissimi. Mi sa che è la mommy di là che li ha portati lì, eh. Alla nostra tartaruga italiana. Da noi, soprattutto a Torino, c'è, si chiama tartaruga. E qua si chiama melon pan perché ha forma di melone. Sì, sì, sì. Forma di melone, dicono. L'ho preso gusto vanilla. Sì, no, è che dicono, è come tagliano il melone loro, no? Che poi lo aprono così e ci sono i pezzettoni con dentro i pezzi. Di vaniglia. 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 No, va preso... No. Kokeshi, lo devi prendere light, senza nulla proprio. Devi assaporarlo, poi dopo se mai lo riempi con altre cose. Però il primo, secondo me, va preso proprio liscio. Dice vaniglia. Diviso a metà, devo dire. È molto dolce. Allora, sembra la brioche col gelato. Ma è freddo dentro? No, dentro è freddo. No. Il pane è caldo, quindi andiamo a cagare tempo zero. Sì, no amore, non lo fare. Però è veramente buono. Giuro. Una delle cose più buone che abbia mai mangiato è da quando siamo in Giappone, è la cosa più buona che ho mangiato, il melon pan super buono approvato. Buono anche solo così. È buona, poi è bellino anche il packaging di loro con quella bustina che sì, io ho preso semplice, senza ripieno, veramente veramente buono. Bravo mio padre. Sei preso? Allora questo è formaggio, proprio sì. Un pezzone di formaggio, fritto, con le patate. Questo è veramente fritto. Ah sì, questa è una cosa che va tantissimo da loro, è tipo, non il corn dog, ma è una roba molto americana in realtà, però si cerca questo pezzettone di roba. Fritto e unto, vai. Sa col salame dentro, non c'è il salame. Com'è? È buonissimo. E ci crede, è buono, ed è come fai a essere cattivo? Spadellando spiedini per chi, mi dà? Di olio. È proprio unto. Sa di un vagone di olio, tantissimo. Strano, non l'avrei mai detto, guarda. Bravo. Dovete sapere che il Giappone è sostanzialmente la seconda patria del baseball. La merda, perché, vabbè, la prima, dove sono andati? In un cantiere. L'America, la seconda è il Giappone. Io da grandissimo appassionato ho trovato un batting center. Siamo venuti a un batting center. Ganzo. Un batting center. C'è... Ecco, questa è una cosa che fanno in pochi. È un lanciatore virtuale che ti lancia le palle e tira delle stecche allucinanti. Puoi decidere la difficoltà. Quindi 70, 90, 110, 130 km all'ora. Abbiamo 20 lanci a testa. Vediamo cosa succederà. Cosa ho appena visto? Bello. Dritto, il gomito. Dritto. Così, bravo, più largo. Bravo. Adesso vi rendete conto quanto cazzo è difficile. Cazzo è difficilissimo. Attenzione. È grande appassionato lui comunque, si vede. Però almeno le pigli. Dai, l'ultimo.
Oh, sì, sì. Figuracce imbarazzante. Primo pranzo qui a Tokyo. Siamo entrati totalmente a caso nel posto e hanno portato questa cosa. Ok. Non è che olio. Sì, olio da be. Che cazzo è? Io ho preso degli udon e quel brodo ovviamente non lo berrò per chiari problemi di intestino. Ma raga, madonna, ho capito che... Mamma mia. Ma veramente vendete un'età normalissima, che sono dai 30 ai 40, la vendete come una vecchiaia assoluta e problemi intestinali per un po' di brodo. Della tempura. Loro hanno preso degli udon con il manzo. Sì. Con la carne. Non siamo dei relitti, non li conosco comunque. Per crescere, provato uguale. Il problema, come sempre, è riuscire a usare questa, che proprio non fa parte del mio essere. Ce l'ho fatta, raga. Pensavo peggio. Bravo, è socchia. Vai, buttalo dentro. Giuro, non so cosa mi sono messo in bocca. Sono un gatto. Un clicker. Metti la mangiata, giuro. Citazione pop. Tempura. Comunque mi sei messo la forca, la chiedo pure io. Già rotto le palle. Ma poi buono, li avvita con le bacchette. Quelli di soba. Buono, no. Quel brodo. Pesantino, eh. Mamma mia, è un brodo. Pesantino. Benvenuto. Madonna, ma reggono nemmeno il semolino. Ma che è, ma la casa di cura, l'ospizio. Lei l'abbiamo trovata qui. È impazzita. Vai, cammina, fai la sfilata tipo videoclip. Sì, pazza, dammi di più. Boh. Quello stronzetto che vedete lassù in alto, giallo, che esce, teoricamente dovrebbe essere la schiuma della birra. Sì, che esce, brava, da questa enorme tazza boccale. Però il problema è che sembra una cacca. L'hanno fatto veramente di merda. Cioè, sembra... Cioè, fatto di merda e sembra proprio una merda. Va bene. I giapponesi... No, non si può fare sesso in pubblico, Pietro. Ci stiamo dirigendo allo Sky Dream. Giappone. Uh-huh. Io rimarrò con Luca, che purtroppo deve essere accudito, perché da solo non sta. Soffriamo di vertigini tutti e due. Se salgo lassù, penso pure che vertigini, deve venire anch'io ce l'ho, però insomma, aggiungiamo. Insomma, stiamo cercando di capire cosa sta succedendo. Allora, dovrebbe essere una panchina. Ditemelo voi. Ma dove sono rifiniti? Vedrai. Ah, amore, dove siamo? A Pokémon Center! E si cringe anche oggi, dai! Master Ball Viola! Puoi trovare uno di questi dentro! Lady Voice e via, dai. Ci sono delle cose fantastiche. Questo. Dai, dai i soldi della Pokémon Company, vai, così fanno un gioco ogni 3 mesi, Dio mio. Che è un tappo per le tue salviettine che hai aperto. E tu ci metti questo e diventa il blu. Per i bambini ci sono un sacco. Devo prendere vestiti di Hagrid per... Ora il cappello. Eccoci, ecco. Ci stava, dai. Tipico, tipico di Tokyo questo. Hermione, Ron. Sa le bacchette, Sirius. Il cappello. Boccino d'oro. C'è boccino dentro? 1700. Sì, sì. I libri in giapponese. Sai che potrei comprarlo e capirlo? Talmente di sua memoria. Ci sono le magliette. C'è questo maglioncino. Fighissimo. C'è le taglie per i bambini. Tu sei un bambinone. Sì, ma devono capire che io sono nato quando... Nel senso, io avevo 10 anni quando ci... Io sono nato quando sono cresciuto. E devono farmi le cose per me. Ma questo è L per dire? L è già una persona... Cioè, io non ci sto. Allora raga, siamo al piano terra dello Sky Tree. Sky Tree. Lemon Tree. Sì. E tra pochissimo prendiamo l'ascensore che ci porta
Quanto è alta? In totale 634 fucking metri. E niente. Stiamo salendo, lassù c'è un... Rock! Orecchie tappate. Madonna raga, sembra di stare in aereo. Oh fuck. C'è già qualcosa da vedere. What? What? Ma? Siamo a 350 metri di altezza sulla Skytree. Fuori di testa. Vengono i brividi. Ma praticamente è possibile fare tipo la foto. Servizio fotografico. Stiamo salendo, raga. Hey. Ah, ho visto Minio. Ci siamo noi nel riflesso. Intanto qua è tutto Disney. Mezzo secondo siamo arrivati su. Oh mio Dio, brividi! Guarda. Ah, lui non ci è venuto perché soffre di vertigine, è andata lei in avanti scoperta. Sì, ma fai vedere. Mi viene da piangere. Sì, ma gira. Mi viene da piangere. Oh! Ah, ok, finalmente. Cioè, non ho parole. Guardate che roba. Ok, a fuoco. Non rende proprio in video, raga, è un'emozione unica. Gira, fai vedere. Guardate che roba. Fai vedere, dai. Fai vedere, dai. Fai vedere, dai. Fai vedere, fai vedere, dai. Vado sulla Skytree. Allora, qua c'è un pezzo al mondo in cui c'è il vetro. Se non stai attento, ti faccio mangiare un favore. Favole avvelenato, dente avvelenato, nel culo te l'ho dato. Ricorda Mike, ti ho tappato. Io rappo sì, rappo sopra la Skytree. Guardo il mondo dall'alto. Nel culo c'ho un palco. Italo studi, sfida il tuo avversario. Nel culo c'ho un dromedario. Sulla Skytree la guardo dal basso, dall'alto. E poi sì, nel culo ho un sasso. Arriva nel freestyle, sì. Lucazzi. Un polpaccio. Lucazzi. Vabbè, ormai rotti anche di gambe, cioè. Andare avanti che sennò cado di conto. Cado per le scale. Sarebbe stata la ripresa del secolo. Finisco in un ospedale in Giappone. Molto bello di rapper nuovi, Dario. Sì, sicuro. Borda, ma scusa, ma non è allora, il brother, eccetera, ne piglia un altro. New no. Donna. Io invece ho preso la soba con una tempura di gamberi. È una tempura di gamberi con riso. Del riso, molto semplice. Buono. Qua abbiamo del brodo che non berrò che mai perché io sappiate che non so tenere le bacchette, quindi ho dei problemi. Però piano piano. Il gambero. Che tanto fai pom. È quella? Buono il gambero. Buono. Proviamo la soba. Ma poi. Sembra abbia fumato una tromba. Assolutamente no, sembra. Cioè dagli occhi si vede stanco. Non li conosco. Soba veramente buona. Sì, vabbè, ma sono pazzi. Cazzo, c'è soba per 5 persone. Secondo me quest'alga la ridò la natura vuole. Scusami, cosa hai trovato? Paradiso. Ma cos'è? Dove siamo? Ma così? Ma senza motivo. Ma dove siamo? Dove siamo? Dimmelo un po'. Dove siamo? Giappone. Non lo so. Siamo alla metro. Ah, la metro, sì. Siamo nella cazzo di metro. Questa è la stazione della metro. Precisamente la stazione di Akasaka. Guardate che roba. Tutto tema Harry Potter, perché lì c'è l'Harry Potter Caffè, lì c'è la giratempo. Pazzesco, veramente pazzesco. Gente, ma di cosa stiamo parlando? Guardate che roba incredibile. Harry Potter Cafe. Pazzesco. Bellissimo, poi è bellissimo proprio questo posto qua, questo pezzo qua, con tutte le lucine così.
va bene. Comunque, va bene, hanno raccontato la loro esperienza. Un vlog normale, insomma, sono loro che hanno deciso di andare in Giappone e filmarsi ogni tanto. Hanno montato il video e l'hanno messo sul loro canale secondario. Ci sta, ci mancherebbe. Tipo, sono le diapositive delle loro vacanze.